Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui con una decklist che non è presente su Yu-Gi-Oh! Italia. Confermo. Sì, ovvero Solfa Accord. Ragazzi, noi siamo i primi, quindi un bel like di supporto, perché effettivamente in lingua italiana non potete trovare altro e all'estero ce ne stanno poche. Secondo me bisogna dargli merito un pochino. Questo mazzo non diventerà fuoco, ho detto e lo ripeto. Tra un paio d'anni scrivo tipo 2-3 supporti, diventa rotto in culo come minimo. Come minimo? Age of Warlord, il supporto della vita, palese. E divento ricco, yay! Un malato che voleva comprare le collector, le Solfa Accord, che tanto sono a 15 euro, adesso me ne frega. Ovviamente, però, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Jackstore, il mio sponsor per l'acquisto di prodotti dove non c'è il meta, però c'è la roba carina vintage, in lingua coreana. Guarda il mio referral link, il codice sconto qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di mazzi tipo Solfa Accord e cose di merda che non volete effettivamente giocare, contattate Retta su Instagram, sarà lui a vendervi il suo. Probabilmente ce li avrei già. No, qualsiasi cosa. Allora, se volete liberarvi dei mazzi di merda, contattate. Se volete liberarvi di roba un pochino più decente, contattate a me, trovate Instagram qua sotto in descrizione. Mandatemi le foto, sia Pokémon che Magic, che Yugi, che One Piece. Ma anche le foto dei piedi. No, quelle era per il video prima. Qua i piedi ormai li abbiamo ottenuti. Allora, foto dei talloni. Vabbè. Detto questo, ragazzi, vi lascio a Retta e noi ci vediamo con l'auto. Quella è la carta più forte del mazzo, Fenrir. Oh, lo sai anche tu che è vero. Tre perdite a livello 1. Chiudi, perché hanno tutti i nomi carini. Sercino del mazzo, da attacco a tutte quante in base alla loro, vedi, alla Solfa Accord, la meccanica particolare, che è il motivo per cui di base mi piace. Hanno tutti quanti, la somma tra il livello e la scala è 9, tutte quante. Questa cosa dà 100 d'attacco mentre è in campo, 100 d'attacco a tutti i mossi Solfa Accord per la loro scala. Quindi arriva a un poderoso 900 d'attacco forte. Ah, gli effetti di pendolo praticamente non ce l'hanno loro. Cioè ce l'hanno, ma sono tutti roba del tipo, le evocazioni di pendolo non possono essere negate, l'avversario non può attivare carte quando evochi pendolo, cose del genere. Non dico irrilevanti, ma servono poco effettivamente. Tre per di Dreamia, lei è l'unica del mazzo che si speciala, ed ecco perché il mazzo bricca. Prende e si speciala. L'altro effetto, per quanto mi riguarda, è estremamente irrilevante. Si autodistrugge al posto di un mostro Solfa Accord che controllate. Non capita. Un Eritrea, perché lei è veramente inutile. Volevo giocare tutti i nomi perché fanno comodo. Sono utile avere tutti i nomi alla lunga, per alcune carte che dopo andiamo a vedere. Una perché non volevo giocare neanche questa, però ci si prova. Due Fensia, indeciso se giocarla 1 a 2, perché effettivamente a livello puramente teorico questo è lo starter più forte dopo Kyutia. Non fosse che esiste Diviner. Diviner è lo starter più forte del mazzo, come per tutti i mazzi scarsi. Questa cosa fa? Una volta per turno mette un mostro Solfa Accord dal deck nell'extra deck. L'effetto è utile, per carità. Il problema è che è quasi impossibile risolverlo nel momento in cui avete già normalato Kyutia o Diviner. E voi vorrete normalare Kyutia o Diviner, altrimenti partite veramente male. Ah, anche l'altro effetto, che questa, quell'altra proteggeva la distruzione d'effetto, questa protegge la distruzione da battaglia. Anche questo non succede, tanto lei in campo in teoria non c'è mai quando ci sono le battaglie. Due Grecia, lei ha damaggio trappola, utile. Purtroppo col fatto che la somma tra livelli e scale è sempre 9, buona parte di queste hanno delle scale abbastanza inutili. Questo è probabilmente il problema più grosso che ha il mazzo. Questa roba qui ha damaggio trappola, il secondo effetto è che quando una Solfa Accord attacca, il tuo avversario non può attivare effetto di mostri fino alla fine del damage step. Stava niente. Un Angelia, perché a volte serve per fare combo. Semplicemente lei ti può tirare fuori o Fensia o Kulia, che adesso Kulia non so come si pronuncia. Basta che lei può tributare un mostro Solfa Accord per evocare un mostro Solfa Accord due livelli sopra o due livelli sotto. Quindi praticamente da lei potete arrivare a 4-8. Serve solo a questo, non fa altro effettivamente. Anche un altro effetto che va a complementare quello di Grecia, ovvero il fatto che quando il mostro Solfa Accord attacca, l'avversario non può attivare magie o trappole. Quell'altra è mostri, questa è magie o trappole. Non serve a niente. Una Beautia, questa serve ancora meno che le altre, però è un livello 7, questo ci piace, perché dopo vediamo l'extra deck, ma sì, ci piace il livello 7. Lei cosa fa? In sostanza non mi ricordo, in sostanza puoi targetare una carta sul terreno, quando quella carta lascia il terreno va bandita, una cosa. La seconda è che quando un mostro Solfa Accord all'inizio del damage step, se questa carta combatte con un mostro con attacco pari o superiore al valore pendulum più basso nella tua zona pendulum per 300, distruggi quel mostro. Io so cosa vuol dire, ma non me lo ricorderei mai, non saprei spiegarlo. Ragazzi, non ho montato questo mazzo. Concordo. Avete capito? Spero che abbiate capito. Se non avete capito, mi dispiace per voi. Due Kulia, Colia. Questa qua, a livello 8. Questa è forte. Questa è niente da dire. Il primo effetto è inutile. Si può evocare dalla mano tributando due mossi Solfa Accord. Evocare specialmente tributando due mossi Solfa Accord, perché altrimenti evocazione chiaramente tributo, yay. Secondo effetto, giuro che lo so spiegare, ma non lo farò. Sono degli effetti di merda. Ok, questo lo so, questo giuro che lo so. Se un mostro sul terreno, l'avversario attiva un effetto, un mostro con attacco pari o inferiore alla tua scala più alta per 300 attiva il suo effetto, tu lo puoi spaccare. Tu hai capito? Leggetela, fate prima, fidatevi. Non sono facili da spiegare questi effetti, giuro. Eleganza, questa è la carta forte del mazzo, perché ha tre effetti sta roba. Potete piazzare una
una scala dal deck, due scale dal deck, ma hanno un mostro solfacor dalla mano all'extra, oppure mandare entrambe le scale che avete al cimitero e pescare due. Il secondo effetto è fortissimo, è una delle carte che vi fa partire meglio. Uno perderà terreno, perché è setchabile in più modi, dopo la vediamo. Questa cosa fa diverse cose, tutte non particolarmente utili, ma che... possono tornare utili? Se può dire. Italiano? Sì, se può dire. Potete riaggiungere un mostro solfacord dall'extra deck alla mano. Una volta per turno uno di questi effetti, perché figuriamoci se ce li fanno fare tutti e tre. Una volta per turno raggiungete un mostro solfacord dall'extra deck alla mano e potete aumentare il valore pendulum di una delle vostre carte fino a farlo diventare la somma tra pendulum, valore pendulum e livello, quindi 9 in sostanza. Fate diventare scala 9, una delle due. E se controllate tre mostro solfacord con valori pendulum diversi, potete spaccare uno. E tre effetti, uno, tutti e tre non male, ma tutti e tre non forti. L'attività di questo mazzo è tutto carino, però fa schifo. Musica, questa ha tre effetti, strano, eh? Tre effetti che variano in base a che scale avete. Se avete entrambe le scale dispari, potete specialare un mostro solfacord con scala dispari dall'extra. Se avete due scale pari, potete specialare un mostro solfacord con scala pari dall'extra. Se avete due scale, una pari e una dispari, paccare una carta sul terreno. Questa è il sercino che fate il 90% delle volte di Grecia. Tre prosperity, perché che fai? Mazzo che brica non giochi prosperity? Non mi sembra una buona idea. Una TTT, come un mazzo di sua bricca, se prendo una cattimora a prescindere, questa non risolve il problema. Però ci proviamo. 3 Supreme King Soul. Cosa fa questa cosa? Paghi metà delle life points, evochi specialmente uno Zark dall'extra deck. Dopo vi spiego tutto, promesso. Quando avete attivo una carta magia, potete rimuovere questa dal cimitero e specialate un mostro Synchro Pendulum, un mostro Xyz, no, un mostro, un mostro Drago Xyz, un mostro Drago Synchro, un mostro Drago Pendulum e un mostro Drago Fusione, fino a uno ciascuno dall'extra deck. Noi evochiamo solo quello Synchro. Spoiler. Ah, lo Zark è negato quando lo evocate, altrimenti sarebbe forte. Lo Zark è negato, ma noi ci passiamo attorno con una carta che adesso andiamo a vedere più tardi. Poi, ci gioco un po' di Magician sopra perché altrimenti non ho un endboard. Quindi, Magician, Harmonizing, quando viene pondolata speciala Mago dall'extra deck, dal deck. 90% delle volte speciala Off Dragon. Cosa fa Off Dragon? È un livello 6, barone. Questi fanno barone, fine, questo fanno. Celestial Magician, perché se capita di pendolarlo, ti adda un end phase, comodo. E White Wing, perché è l'unico altro tuner del mazzo, a parte Divine, ma Divine non potete ripendolarla, quindi sto cazzo. Ma anche questa, perché se la pendolate la sincrate va bandita, però è per avere più nomi tuner, perché effettivamente qualche sincro lo gioco. La Dragoslayer che sercia la magia, non ci interessa il nome, lei è la Dragoslayer che sercia terreno e villaggio, perché questa è incantatore, questa è villaggio e il mazzo non ha un handboard, ci vogliono, cioè, il mazzo muore dai borbreaker a prescindere, giochiamo villaggio. Questa serci di Beyond e ha da questa, se hai ancora una carta in mano a scartare, altrimenti cazzi tuoi. Ma cazzo è Trias? Eccolo qua. 3 Diviner, perché Diviner insieme a Trias è lo starter più forte del mazzo. Diviner manda Trias, Trias tributa Diviner, Diviner speciale a Cutia, che è un livello 1 fata, guarda caso, e Cutia Adda, e vai diretto a fare Beyond a quello, semplicemente. È lo starter più forte del mazzo, perché se un mazzo fa schifo, gli starter più forti sono quelli esterni al mazzo. La calca dei livelli 7 going second, tutti i livelli 7, ci piacciono i livelli 7 qua dentro, perché? Perché giochiamo Xyz che poi fa un negate. E 2 Fenrir, Pancratops e 2 Kaiju, tutta roba pendolabile, perché nel 95% dei casi le scale sono 1 e 8, quindi questi pendolate sempre se ce l'avete in mano. Per fine Kaiju, che bello pendolarsi Kaiju, fa ridere come cosa. E servono per Borebreaker, servono per fare un XC7, quindi va bene. Siamo all'extra. Come tutti i mazzi pendolo, giochiamo 2 Beyond, perché uno per turno 1 e il secondo Beyond non è once di certi sacciare, quindi in teoria si possono tirare entrambi nello stesso turno, ma il mazzo non ce la fa, quindi uno per un turno e uno per un altro. 2 Grand Solfacord, Colia, Culia, quello che vi pare a voi. Questa è una carta forte, questa è l'unica carta del mazzo che è veramente forte per quanto mi riguarda. Allora, questa roba è un 2007, come potete vedere, che prende 100 d'attacco per ogni pendulum scoperto nell'extra deck. Poi che fa? È un omni-negate. Ah già, si ingevo Zark. Questo è il motivo per cui giochiamo Zark. E nel senso che questa cosa qui, nel momento in cui è in zona extra, facciamo conto che questa è la zona extra, punta qua, i mostri che evocate qua non possono essere negati. Zark entra negato, ma in realtà no. Zark entra, spacca terreno dell'avversario, fine. Questo è quanto, the end. E questa roba è anche un omni-negate. Cioè, speciala una scala pari per fare omni-negate. La scala pari, in quasi tutti i casi, è Culia che fa... è un'altra interruzione a sé stante. Questa carta è forte, tutto il resto no. Zark, common, perché non mandava di spendere soldi. Fa quello che ho spiegato prima, entra, distrugge tutto. Sempre parlando di Zark, Crystal Wing, che la trappola di Zark quando si rimuove speciala questo. Gli altri, non ci sono draghi Xyz, draghi Pendulum o draghi fusione forte da evocare, effettivamente. Niente di veramente utile, perlomeno. Questo è l'unico. Absolute Vortex, come dicevo che ci piacciono i livello 7, il motivo è questo. Con due livelli 7 fate questo coso qua, questo lo linkate via, evocate questo. Questo è un negate. Il mazzo fa una difficoltà boia a fare un endboard decente. Ho fatto in modo di ammucchiare sopra l'altro più metodi possibile per arrivare a fare un endboard decente.
Bello, Savage e Barone. I nostri due sincro che giochiamo. Questo si fa con Off Dragon, questo si fa con Celestia Magician, a seconda di quello che volete fare. Cioè, questo è sempre attivo perché tanto quasi sempre quando andate a sincrare c'è Beyond al cimitero, quindi questo è sempre attivo. E avanti con i link generici perché ci piace mascherina, questa spesso e volentieri è handboard, nel senso che handboard, se partite veramente male, è link del Colia, la link, e lei sotto così. È l'handboard peggiore che potete fare in assoluto, e comunque non è terrificante, dai. Sì, è brutto, lo so, non è terrificante. Mascherina, target di mascherina 1, target di mascherina 2, target di mascherina 3, standard, penso. Vi gioco tutti e tre perché questa anche può essere handboard. Questo lo portate perché nel caso di board che dicevo prima, Colia speciala Colia, cioè Gran Solfacor Colia speciala Colia, e questa è Colia, fanno questo dopo che Colia ha fatto la sua interruzione, se siete riusciti. Questa auto ai grossoni. Ultimo access code, perché chiudere è simpatico. Se riuscite a chiudere i game turno 3, non vedo perché non dovreste poterlo fare. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto. Vedete, se è piaciuto per forza, perché non ce n'è un'altra. No, questo è veramente brutto. Questo è lo standard. Poi si può migliorare o peggiorare. Gli altri sono venuti meglio. Detto questo ragazzi, state miei easy, e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti. Ciao.